32 anni trascorsi a Portula nella professione di medico. Il dottor Renato Baiguera ora va in pensione e l'amministrazione comunale ha riservato per lui un momento di grande riconoscenza e affetto. Abbiamo così, come amministrazione comunale, pensato di fare un piccolo riconoscimento al dottor Baiguera per i 32 anni passati qui a Portula. 32 anni, io mi ricordo, ero un ragazzo, adesso un po' più cresciuto, sindaco. Renato è stato oltre a un ottimo medico, l'ho confermato ancora ieri, che abbiamo avuto una riunione a Vercelli con la direzione dell'ASL. La gente purtroppo si troverà male da oggi in avanti, perché tutto il fatto del medico che comunque vada a caso, abbia l'ambulatorio, quindi tanti mutuati che non sono più qui, ma saranno dislocati purtroppo in altri comuni, Borgosesia, Valduggia, Quarona, insomma difficoltà che il territorio purtroppo ha. Però il lato umano di Renato era proprio anche questo, che non ha mai lasciato nessuno da solo, è sempre andato, ha sempre corso con qualsiasi tempo, e quindi questo è solo un vanto per noi che l'abbiamo tenuto per 32 anni, ma per lui che ci ha donato così la sua professione in tutto e per tutto. Quindi l'amministrazione ha pensato di farle questo piccolo riconoscimento che io glielo do da parte dell'amministrazione. Ringrazio anche gli amministratori che sono venuti, ringrazio tutti voi che siete qua e che dire, buona pensione. Grazie, anch'io ringrazio tutti voi, è stata una bellissima esperienza di vita, ho fatto il medico, ma come hai detto tu, quasi tutti i miei pazienti poi alla fine erano poco pazienti e molto amici, quindi ho vissuto questo bel connubio di essere professionista nella mia professione, ma di essere anche amico un pochino di tutti. E quindi è stato stupendo anche per me. Dove la signora Baiguera che abbiamo disturbato anche lei tutti questi anni quando il marito non arrivava a cena?